Andiamo in casa a Filogaso, andiamo da Mister Malasco. Mister, buonasera, ben trovato. Non l'abbiamo recuperato. Ah, ecco. Gente, sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì. Allora, intanto buon anno, visto che è la prima volta che ci sentiamo nel 2020. Allora, stavamo sentendo poco fa uno sfogo abbastanza composto da parte del presidente della Villese rispetto al rigore che ha determinato il risultato finale. Dalla parte vostra, questo rigore era giusto, oppure le rimostranze della Villese hanno il loro fondamento e comunque resta il fatto che la sua squadra è rimasta sul pezzo fino al 90esimo? Sì, la decisione arbitrale non ho visto bene perché erano in mischia, in aria, quindi non so nemmeno se c'era o meno, però visto le proteste loro probabilmente qualche dubbio c'era. Ma per quanto riguarda la prestazione, penso che siamo stati sul pezzo tutta la partita, e la partita pure è un po' cambiata nel primo tempo dopo l'espulsione del nostro capitano Gabriele Macri. Sì. Un po' è cambiata l'inerzia della partita. Dopo 5 minuti abbiamo preso il gol su corner, come sai, in 10, sotto di 1-0 non è facile recuperare la gara. Noi ci siamo riusciti, quindi dico bravi, bravi ai ragazzi. La sua squadra resta a ridosso della zona playoff, resta una delle più belle realtà di questa stagione, però la vittoria manca dal 10 di novembre. Ecco, adesso per dare, come dire, continuità a quanto di ottimo è stato fatto nel girone di andata, che cosa serve e che tipo di vacanze sono state queste per cercare di recuperare forza e determinazione? Serve sicuramente una buona condizione fisica. Secondo me purtroppo nelle vacanze di Natale non abbiamo lavorato al massimo. Speriamo con la squadra giovane che ho di riuscire a recuperare questo gap che secondo me abbiamo. Poi per quanto riguarda oggi un punto di trasferta, ormai sia per la posizione che abbiamo, sia per, sai com'è, la regione di ritorno è sempre difficile, lo prendiamo come buono. Poi se stai vedendo, per esempio, visto che il Bagnaresa ha fatto 2-1 a Monasterace, ha perso. Sì. Quindi ci sta che fuori casa si riesca a fare la vittoria. Tra l'altro Monasterace che è il vostro prossimo avversario, quindi diciamo non è arrivata una buona notizia, potremmo dire così. No, vabbè, buono o meno è indifferente, perché poi domenica sarà un'altra partita. Certo. Questo significa che il campionato è duro, che dobbiamo stare sempre sul pezzo e che dobbiamo dare il massimo, perché poi la difficoltà è sempre dietro l'angolo. Però fino adesso fuori casa noi ci siamo comportati abbastanza bene, la prossima sarà in casa. Dobbiamo recuperare qualche punto che abbiamo lasciato nella finale del giorno d'andata. Bene, mister, grazie per essere stato con noi, buon rientro, grazie alla prossima. A voi. Grazie. Grazie.